Buongiorno e bentornati al canale, come sempre Giulio Muscolatita. Oggi voglio fare un altro piccolo full day eating molto rapido in cui vi faccio vedere i miei pasti. Sto in mantenimento, devo fare un annuncio incredibile ragazzi, iniziamo la nuova serie che sarà una serie di definizione, come avevamo accennato nell'ultimo video, la iniziamo il 4 marzo, quindi segnatevi giù, non perdetevi il primo video della nuova serie che sarà veramente una bomba e andiamo in una location pazzesca, secondo me. Detto questo, iniziamo la definizione là, quindi oggi è una giornata di mantenimento perché in quest'ultimo periodo sto facendo mantenimento lieve, lieve surplus calorico. In realtà avrei già iniziato la definizione, però dato che voglio fare tutta la serie completa, per ora sto mangiando un pochino di più, così sfrutto l'ultimo periodo per fare un pochino più di gains in palestra. Detto questo, stamattina ho iniziato con il solito caffè. C'è un sacco magari di miei clienti che mi dicono: ah, ma posso andare a fare colazione al bar, mi posso prendere un cappuccino, queste cose qua? Certamente si può, dovete solo pensare se è una buona cosa da fare, no? Se il sacrificio di quelle 200 calorie magari di un cappuccino vale la pena oppure no. Io personalmente vado e mi prendo di solito un flat white, che è tanto caffè e poco latte, e a volte chiedo pure latte scremato per ridurre il più possibile le calorie. Quindi se volete si può fare, io inizio sempre in questo modo col caffè e mi metto a fare un pochino di lavoro, dato che appunto devo lavorare sul mio business e lo faccio praticamente dal bar. Quindi alcuni di voi magari lo fanno all'università o al lavoro, io invece vado al bar perché mi piace comunque essere un pochino circondato da gente che fa la stessa cosa. Quindi inizio con un bel caffè, ci metto il dolce piccante e quello di solito è come inizio la mia giornata, e lo traccio come il flat white, 100 calorie, e iniziamo in questo modo. Ragazzi, non avevo niente in casa, quindi sono andato a fare la spesa. Aspetta che mi tolgo questo così posso parlare normalmente. Ho comprato un pochino di tutto, come sapete seguo la dieta flessibile, quindi ho comprato il solito pollo, uova, queste cose qua, ma ho anche comprato qualche piccolo dolce o snack che penso di farmi nella giornata. È 1:20 quasi come vedete lì e mi faccio il primo pasto, mi farò una omelette, quindi ho 3 uova intere che dovrebbero essere uova più o meno medie, e ogni uovo medio ha più o meno 6 grammi di proteine, quindi saranno 18 grammi di proteine dalle 3 uova. Ci aggiungo un po' di spinaci per un pochino di micronutrienti, gli spinaci hanno pochissime calorie e tanto volume, e poi mi faccio anche uno di questi panini. Ho comprato qua 4 panini bianchi, in totale è 280 grammi, quindi per ogni panino facciamo un po' i calcoli, ogni panino sono 70 grammi e perfetto, quindi mi faccio gli scrambled eggs. Ci aggiungo una manciata di spinaci. Ok, ora ci aggiungo le uova. E 2 and 3. E a questo punto sbatto un pochino, così che si fa un po' di uova, una frittata uova e spinaci. E mentre si cuociono lì le uova, metto il pane a riscaldare 30 secondi al microonde e prendo questo tempo per rispondere alla domanda: ma stai tracciando le calorie oppure no? E voglio fare un video apposito completo in cui vi spiego esattamente il mio nuovo approccio alimentare, ma pensate solamente a questo: non sto tracciando assiduamente tutto, stimo calorie e proteine, soprattutto adesso che non devo ancora entrare in definizione. Quando entro in definizione chiaramente devo avere un livello di incertezza minore, un livello di precisione e accuratezza maggiore, però in questo momento sto solamente stimando, ma vedete voi il 4 marzo che arriva e chiaramente dovrò stare molto attento. Fatto il pane, quasi pronto, vi faccio vedere. Ed eccoci qua quindi con il primo pasto quasi pronto. E secondo me questo è un ottimo pasto da fare nella giornata. Le uova sono un'ottima fonte di proteine, il pane va bene come fonte di carboidrati, bisogna solo essere sicuri di non essere intolleranti al glutine, ma altrimenti va benissimo. E in più, aggiungendoci gli spinaci, ci abbiamo abbastanza macronutrienti e micronutrienti. Chiaramente non è uno dei pasti più belli da vedere, ma it does the job. E chiaramente se volete potete aggiungerci le uova nel panino e fare una sorta di panino con la frittata, ma io preferisco avere il panino a parte. Proviamo un po'. E finisco di mangiare e noi ci vediamo più tardi. Ragazzi, stiamo andando in palestra, sono più o meno 3:30 e mi faccio mezza di questa barretta Oats and Whey di MyProtein. Tutta la barretta dovrebbe avere 30 grammi di carbo e 20 grammi di proteine, quindi me ne faccio metà, saranno 10-15 carbo e 10 grammi di proteine. Che oggi abbiamo una bella seduta di, dico sempre push, ma non è push, è petto, schiena e bicipiti. Me ne mangio metà e noi ci vediamo in palestra. I'm not afraid to die.
post-workout, sono veramente distrutto. Dovrei fare la cena, ma ho fame. E solitamente, sono sicuro che alcuni di voi sanno esattamente quello che voglio dire: che dopo l'allenamento avete una fame assurda e se non avete preparato niente, tornate a casa e vi buttereste tutto il pane, tutto quello che trovate perché ci avete fame, no? E quindi io mi voglio fare uno snack mentre preparo la cena. Sarà un po' strano, ma ve lo dico perché mi viene voglia. E lo snack chiaramente deve essere rapido da fare e quindi mi faccio uno di questi YoPro 16 grammi di proteine, ci aggiungo una mela per un po' più di micronutrienti e ci vado ad aggiungere anche una porzione, diciamo, di questi Miner Pops che non traccio, ma penso siano per esperienza, ci metterò boh, un 30-40 grammi. Ok, raga, ci siamo. Una piccola bowl con mela, lo yogurt sotto e i Miner Pops, facilissimo e flessibile. Ok ragazzi, è giunta l'ora di fare cena e questo vi consiglio veramente, salvatevi questa ricetta e provateci se siete stufi e stanchi di mangiare, aspetta che non focalizzo, se siete stufi e stanchi di mangiare il solito pollo che non è buono, faremo il pollo all'arancia, ok? Questa va a Giovi se stai guardando, un mio caro amico che mi ha dato questa ricetta che è veramente buonissima, rende il pollo per poche calorie in più lo rende più succoso e più gustoso. Quindi veramente salvatevi questa ricetta e provateci e fatemi sapere se vi piace oppure no. Passiamo subito allora agli ingredienti. Pollo, chiaramente, qua abbiamo 320 grammi, me ne faccio più di metà io, quindi 275 grammi io, più o meno, e Sammy si farà le altre due fettine. Come carboidrati ci metto una di queste porzioni di couscous, molto facile, ovviamente potete farlo anche, ci mettete 2 secondi in padella, ma io qua lo sapete, vado per comodità, se siete studenti o lavoratori avete poco tempo, se riuscite a trovare queste cose che buttate nel microonde è veramente consigliato. Poi usiamo l'arancia, useremo questo succo per diciamo bagnarci dentro il pollo per renderlo molto molto più succoso e fare praticamente il pollo all'arancia. Poi ci abbiamo solita insalata che piace a me piace un l'iceberg o questi qua che sono la valeriana a quanto pare, veramente una bomba. E ovviamente un pochino di farina, quindi praticamente la farina metteremo le fettine di pollo un attimino nella farina, non tanto, proprio letteralmente un secondo solo per dare un pochino più di, boh, un po' più di quel layer di farina e poi ce ne mettiamo direttamente in padella che vada a mettere un po' d'olio e poi ci spremo sopra questa arancia. E mi ero dimenticato, importantissimo, salsa di soia, che l'ho presa senza sale light, chiaramente potete trovarlo anche a basse calorie, se ci riuscite questo cambia tutto, ce l'aggiungete insieme al succo di arancia e dà un po' più un sapore salatino che perlomeno non è niente male, provateci. Guardate che bomba mentre lo cucinate, veramente viene dorato, bellissimo. Ragazzi, secondo me il piatto è uscito una bomba, ve lo faccio vedere subito, guardate che roba! Questo è la Michelin Star, ragazzi, so che un sacco di voi lavorano in un ristorante, ho almeno due clienti che lo fanno, sapete chi siete, Matteo e Luis? Dai, mi date un ok? Pollo all'arancia, couscous e un pochino di verdurine. Questa è la cena per oggi. E io proverò veramente nel prossimo periodo, soprattutto di definizione, di trovare degli abbinamenti che mi piacciono veramente mangiare, perché sono sicuro, adesso mi sto permettendo appunto un sacco di carboidrati, sto anche mangiando dei dolci, dopo ho intenzione di mangiare dei biscotti, vi farò vedere quali, però poi in definizione dovrò trovare dei modi per mangiare più volume, più buono le cose che in realtà di solito non sono così buone, appunto, tipo magari l'insalata o il pollo, che chiaramente se lo mangiamo da 2 anni e vogliamo, cioè, non lo so, il pollo lo sapete benissimo, il pollo è il pollo, no? A volte non è buonissimo, però ci stanno un sacco di modi diversi per cucinarlo, con il limone, con l'arancia, un sacco di modi e con la soia. E secondo me abbinando soia e arancia veramente è stata una scoperta pazzesca. E quindi questo, scusate, devo fare un momento thumbnail. Questo è il piatto appunto che ho fatto. Che guardate qua, che bomba anche la presentazione. Proviamo com'è. Ci sta, un sacco tenero, un sacco morbido. C'è questo appunto agrodolce dell'arancia e la soia. Ve lo consiglio, raga, provateci. Ragazzi, ultimo pasto, scusate veramente se magari non è stato il massimo sto video, ma sono veramente stanco. E devo dire che la seduta in palestra è andata una bomba, ma sono anche un sacco stanco, quindi io voglio concludere qua il full day of eating, mi mangio un'ultima cosa. Vabbè, saremo un pochino storti. Allora, voglio concludere, mi faccio, oggi non ho, mangiato solo yogurt, mi faccio un bicchiere di latte perché piace un sacco il latte, non è per tutti, se non vi piace non importa, prendete il latte di mandorle, il latte di soia, quello che volete se siete intolleranti e mi faccio
Oh yeah, ragazzi, ve l'avevo detto e mi sarei fatto un piccolo dessert. E quindi ho questi Oreo ricoperti di cioccolato bianco che sicuramente dal 4 marzo in poi sarà più difficile per me mangiare, perché salvatevi quella data, inizierà la serie che è una bomba, non vedo l'ora. Quindi sì, mi faccio questo e li impuccio in un bicchiere di latte. Veramente ragazzi, il latte mi piace tantissimo e quando ero bambino veramente me ne bevevo tantissimo. Adesso è da un po' che ne bevo molto di meno, non so per quale motivo. È più, diciamo che mi sento forse un po' più gonfio quando la bevo e quindi l'ho ridotto un bel po'. Ma come piccolo dessert per andare prima di dormire va benissimo. Poi il latte c'ha un sacco di proteine, quindi onestamente se potete, why not. Non so se lo vedete. E quindi sì ragazzi, io voglio finire qua il video. Grazie mille veramente per la visualizzazione, vi chiedo di lasciarci un bel like se vi è piaciuto, commentate qua sotto, condividete il video e preparatevi perché il 4 marzo vi stupirò, ve lo prometto. Detto questo vi ringrazio veramente, apprezzo tantissimo il supporto, sono stanco morto, non riesco manco a parlare. Un bacione, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!